Benvenuti, benvenuti a tutti. Sono Cecilia Colasanti, responsabile della protezione dei dati personali dell'Istat. È un piacere per me introdurre questo confronto sulle nuove regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca nell'ambito di questa 14ª Conferenza Nazionale di Statistica. Con me ci sono tre illustri ospiti: Monica Pratesi, professoressa ordinaria di statistica presso l'Università di Pisa e membro del consiglio dell'Istat, Giovanna Bellitti, direttore centrale degli affari giuridici e legali dell'Istat, Gian Piero Gallo, economista, consigliere presso la Corte dei Conti. Io entrerei subito nel vivo di questa conversazione con la professoressa Pratesi, cercando di capire in primo luogo perché è importante definire oggi nuove regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici e di ricerca. La professoressa Pratesi offre il suo punto di vista sull'esperienza con l'istituto, anche tenendo conto del suo ruolo nell'ambito della ricerca universitaria. Dunque, Monica, 7-8 minuti, grazie. Grazie Cecilia, sono molto contenta di poter esprimere le mie idee e fare un po' un riassunto di quello che abbiamo discusso all'interno di Istat al riguardo di questo tema. Ho ricevuto l'incarico dal presidente dell'Istat di fornire delle linee di indirizzo e di coordinamento a questa attività di revisione delle regole deontologiche. Sono regole per i trattamenti di dati personali a fini statistici e di ricerca, e quindi è una particolare tipologia di fonte normativa. Servono nuove regole perché il mondo è cambiato, la digitalizzazione comporta nuove sfide nel trattamento dei dati personali e per questo la revisione è al tempo stesso complessa e molto sfidante. È complessa perché richiede il coordinamento di soggetti di natura diversa, eterogenei, l'Istat, gli enti del Sistan, i grandi enti pubblici che producono la statistica ufficiale. Ed è complessa anche perché abbiamo necessità di fare regole per l'accesso ai dati, che sia per finalità di ricerca e sia bilanciato con la tutela della riservatezza. Questo apre delle sfide perché oggi come ieri servono dati di qualità, che siano rilevanti, che siano parsimoniosi, cioè ottenuti seguendo il principio di minimizzazione, limitati al raggiungimento dell'obiettivo, cioè accurati, tempestivi, protetti, cioè con valutazione del rischio di identificazione e del diritto all'oblio, utili per la ricerca. Quindi si tratta di trovare un punto d'equilibrio che non è facile, non è immediato, ma sicuramente sarà il nostro scopo ultimo. I dati del resto sono dei cittadini e l'investimento pubblico nella produzione, nella tutela dei dati deve ritornare ai cittadini. Stiamo parlando di trattamento di dati personali, ritorno a fini statistici e di ricerca. E per la statistica ufficiale i cittadini sono rispondenti, obbligati da sanzioni alla collaborazione. Però al tempo stesso questi stessi cittadini nel mondo dei social network, dei gestori telefonici, delle imprese che usano quei dati, sono utenti che danno il loro consenso per l'accesso a dati, ai dati, a social network e gestori telefonici. Insomma, c'è un po' da bilanciare anche questi aspetti, che sono gli aspetti della nostra vita quotidiana. I dati talvolta diventano materia prima a costo zero, ma in un sistema statistico nazionale questo non va accettato senza riflessione. Dobbiamo lavorare per un mercato dei dati che sia etico. Tutto questo in un contesto in cui la Commissione europea ha lanciato il Data Act, la strategia dati europea, per un mercato unico dei dati, mercato nel quale è inequivocabile il ruolo di data stewardship che ha l'Istat all'interno del Sistan e all'interno di questo mercato dei dati. Allora, ancora voglio sottolineare la complessità e la sfida che questa revisione comporta perché è importante, rivedere le regole perché abbiamo nuove definizioni di processi, nuovi di processi di produzione, nuovi usi, nuovi aggiornamenti dei dati.
e quindi abbiamo bisogno di rivedere le regole nel rispetto delle normative in vigore. Regole che a mio parere devono valorizzare il ruolo di Istat e del Sistan come custodi dei dati, garanti dei dati e della loro qualità, della tutela della loro riservatezza. Perché i dati hanno un valore, lo sentiamo dappertutto questo, il valore dei dati, però devono essere intesi come patrimonio di tutti. In questo specifico voglio ricordare che Data Act è una proposta di legge europea che mira a creare un ambiente in cui ci sia anche il cosiddetto business to government data sharing, cioè la condivisione dei dati tra imprese e governo. Quindi in questo avrà delle implicazioni importanti sul valore dei dati e sulla statistica ufficiale. E quindi è importante che se ne parli. Grazie. Grazie, grazie moltissimo Monica. Abbiamo sentito attività complessa, attività sfidante, attività che abbiamo certamente bisogno di regolamentare. Per questo il direttore Giovanna Bellitti offre un quadro giuridico-normativo e ci racconta anche come stiamo operando e qual è lo stato dell'arte. Giovanna, ti ascoltiamo 7-8 minuti circa. Grazie. Grazie, un saluto. Vorrei riassumere alcuni profili tecnici e una valutazione sullo stato dell'arte. Le regole deontologiche per il trattamento dei dati a fini statistici e di ricerca sono una specifica fonte istituita e regolata dal codice sulla privacy. E nell'ambito della normativa privacy, le regole hanno preso il posto dei codici di deontologia in vigore prima dell'approvazione del regolamento europeo del 2016, il 679. Il codice della privacy prevede la disciplina generale sulle regole deontologiche e sui seguenti aspetti: il procedimento di formazione, i codici sono promossi e approvati dal garante all'esito di un procedimento partecipativo al quale sono chiamati a partecipare soggetti rappresentativi, sottoscrittori e soggetti interessati. L'ambito di applicazione, le regole deontologiche integrano la disciplina generale sul trattamento dei dati personali per finalità statistica e finalità di ricerca. Hanno un valore giuridico estremamente importante in quanto il rispetto delle regole costituisce una condizione per la liceità e la correttezza del trattamento. Le regole deontologiche rappresentano la sintesi di due dimensioni. La dimensione etico-professionale di grande importanza nella privacy, in quanto riferibile alla necessità di valutare e gestire l'impatto complessivo che i trattamenti di dati possono avere sui diritti e sulla dignità degli interessati, e quella tecnico-specialistica che caratterizza tutto il processo di trattamento di dati. Il provvedimento del Garante, il provvedimento 133 del 2021, ha previsto l'adozione di nuove regole deontologiche e con l'obiettivo di adeguare la regolamentazione dei trattamenti per fini statistici e per fini di ricerca all'evoluzione tecnologica tuttora in atto e inoltre serve a completare questo processo di revisione, sia la revisione già attuata nel 2018 col provvedimento 514, ma anche ad assicurare la compliance col regolamento europeo di cui abbiamo accennato in premessa. Sostanzialmente i profili, il processo di adeguamento non era stato completamente adeguato nel 2018 e oggi la tecnologia crea dei sensibili problemi anche di criticità da superare con le nuove regole. Alla fine, quindi, sostanzialmente la revisione dovrà tener conto delle nuove modalità di realizzazione della statistica ufficiale e delle nuove metodologie di raccolta e produzione dei dati. Questi elementi hanno, quindi tecnologia e nuova metodologia, hanno ridefinito le tecniche di produzione del dato
e la nuova cornice consentirà una nuove regole nella, proprio ai fini della tutela. Con il provvedimento 133 del 2021, il Garante ha indicato cinque principali ambiti tematici di intervento per la revisione futura delle regole deontologiche. Il primo criterio riguarda la valutazione dei rischi di identificazione degli interessati, che tengano maggior conto dei principi di responsabilizzazione che sono enunciati nel regolamento europeo. Il secondo criterio riguarda l'individuazione delle specifiche circostanze in cui il titolare può raccogliere dati in nome e per conto di un altro, le cosiddette proxy. Il terzo criterio riguarda la comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema per favorire e armonizzare meglio l'utilizzo dei dati ai fini di ricerca. Ulteriore criterio da tenere conto è quello della conservazione dei dati per le ulteriori finalità statistiche di ricerca e tempi di conservazione. Infine, l'importantissimo criterio relativo all'esercizio dei diritti spettanti agli interessati che servono a definire la portata delle regole eventualmente applicabili e servono a individuare garanzie adeguate per diritti e le libertà degli interessati. Il procedimento di revisione delle regole attualmente in corso che è stato avviato da parte del Garante con l'individuazione quindi dei diritti dei soggetti che hanno diritto alla sottoscrizione e i portatori di interesse. Proseguiranno con l'esame e la redazione dello schema preliminare da parte del Garante, con una consultazione pubblica della durata di 60 giorni, con una valutazione finale di conformità e con la sottoscrizione da parte degli aventi diritto. Infine, seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le regole deontologiche hanno una grande importanza nei processi di produzione statistica e di ricerca, in quanto costituiscono un presidio di correttezza e liceità del trattamento, rafforzano la fiducia da parte del pubblico di fornire i propri dati all'Istat e agli altri produttori di statistica socio-ufficiale, favoriscono la qualità e l'affidabilità delle statistiche ufficiali. A seguito della produzione, i dati vengono resi disponibili, costituiscono bene pubblico e patrimonio della collettività e quindi l'informazione statistica, in modo conclusivo, possiamo dire che rileva quale strumento essenziale per la realizzazione dei fondamentali scopi sociali ed economici e si mostra idoneo ad assumere uno specifico valore economico che necessita di adeguate forme di tutela. Grazie, grazie Giovanna. Naturalmente, in questi primi due interventi abbiamo ascoltato, il punto di vista di chi in un modo o nell'altro è dalla parte del produttore di statistica. Molto importante, è anche il punto di vista di chi la statistica la utilizza, dei cosiddetti stakeholder. A portare questa prospettiva, molto molto utile per noi e a questo dibattito, prospettiva principalmente economica, è il consigliere Giampiero Gallo, che appunto può darci il punto di vista di chi la statistica la usa. Giampiero, il tavolo è tutto tuo, ti ascoltiamo. Grazie. Grazie, grazie Cecilia. E beh, io mi trovo ovviamente in imbarazzo perché non sono un produttore di dati e quindi non sono, forse ho il vantaggio di non doverli difendere, non doverli o volerli utilizzare. Quindi, come giustamente mettevi in risalto tu, il mio è un discorso molto più generale, che ovviamente parte dal riconoscimento dell'assoluto valore della protezione dell'identità, della sfera personale e quindi dell'adeguamento necessario a livello coordinato. Ecco, importante, credo che questa direttiva, questa normativa a livello europeo, ovviamente poi si declini a livello nazionale in maniera tale che ancora una volta si costruisca qualcosa di comune.
Quindi giustamente dicevi che io ho la prospettiva dell'utilizzatore dei dati, quindi il mio discorso fosse un po' più generale che travalica il riferimento specifico a dati personali, quindi mi riferisco un po' e vorrei svolgere un paio di considerazioni più generali. Il ragionamento giustamente è quello che partiamo da domande e l'evidenza empirica ci serve per dare delle risposte, quello che ci differenzia dalla chiacchiera da bar, e qualunque sofisticazione metodologica non può migliorare la qualità dei dati alla quale viene applicata. Quindi giustamente Monica Pratesi ragionava in termini di mercato dei dati, che ovviamente se è mercato vuol dire che i dati hanno valore e c'è un'esigenza essenziale, veniva menzionata, sulla accuratezza, non solo tempestività ma anche l'accuratezza, altrimenti dati sporchi, dati parziali, dati metodologicamente non controllabili, ovviamente non svolgono il loro ruolo, magari partecipano al mercato, vengono scambiati, ma non forniscono risposte. E quindi produciamo più dati a tutti i livelli di quanto riusciamo a immagazzinarne, di quanto poi riusciamo a analizzarli, di quanto possiamo tradurli in informazione. I dati, veniva menzionato, sono un bene pubblico, quindi un primo livello, la capacità che offrono di disegnare ex ante le politiche economiche in particolare, esposta a quella di valutare le stesse politiche. E secondo me il valore, parlando di valore, c'è un valore essenziale che è quello di contributo anche al processo democratico, quindi alla maturità del dibattito politico, alla capacità delle cittadine e dei cittadini di essere parte dialettica attiva e informata nella valutazione, quindi questo scambio fra controllore e controllato che arricchisce poi non solo il dibattito ma la qualità delle politiche che vengono implementate. Da questo punto di vista evidentemente l'equilibrio più volte richiamato e più autorevolmente richiamato sulla diritto all'individuo a vedere salvaguardata la propria sfera personale, ma al tempo stesso io penso ai criteri di efficacia e di efficienza che devono informare ovviamente le politiche e che si traducono in valore esse stesse per ovvie ragioni e che quindi hanno un'altra sfaccettatura, un'altra faccia di questa medaglia di valore. E il bilanciamento non è, è molto difficile, quindi in trepida attesa di vedere ovviamente il risultato. Mi si permette una battuta che non è assolutamente polemica, ma è un parallelo con i musei e la salvaguardia delle opere d'arte. Ci sono alcuni sovrintendenti che ritengono che il museo più bello sia il museo chiuso, il museo che non viene contaminato dal pubblico, perché in questa maniera le opere d'arte mantengono la loro vita e il loro valore imperituro. Grazie. Museo più bello, museo chiuso, per noi è difficile che la statistica dobbiamo produrla. Infatti non era un riferimento proprio del tutto spurio, però era un'immagine sulla... Sì, ma è un riferimento, come dire, efficace, perché l'altro equilibrio che tra i tanti che dobbiamo trovare è quello di, come dire, frequentare un museo senza rovinarlo. La vandalizzazione è l'altro estremo, no? Esattamente, esattamente.
quindi da questi interventi tanti spunti sono emersi. Forse la parola che più ricorre è equilibrio, bilanciamento, sono parole anche care al garante, se si pensa al garante della protezione dei dati personali, se si pensa ai principi di necessità, proporzionalità. Altre parole chiave emerse da questa conversazione: valore del dato, mercato etico, accesso, integrazione di fonti, statistiche per prendere decisioni, statistiche per valutare politiche pubbliche, e ancora etica, correttezza, accuratezza, fruibilità, accessibilità al dato e all'informazione. Ecco, tutto questo è in qualche modo richiesto alla statistica ufficiale oggi. Con queste regole deontologiche che per l'Istituto Nazionale di Statistica e per l'intero sistema statistico nazionale rappresentano una grande opportunità, attraverso queste regole noi abbiamo l'ambizioso obiettivo di rendere, come dire, armoniche, equilibrate tutti questi aspetti che abbiamo citato. Per tornare all'esempio di prima, appunto, dobbiamo poter entrare in un museo senza rovinarlo, ma godendone, utilizzandolo. Quindi questo è un obiettivo, come dire, ambizioso, e questo equilibrio, questa armonia di tanti aspetti non è qualcosa di semplice da trovare, però insomma questa è la nostra sfida di oggi. Chiaramente queste regole deontologiche noi le stiamo scrivendo insieme a chi la statistica la produce, quindi e insieme ai direttori tematici, ai metodologi dell'Istat, insieme ai soggetti del sistema statistico nazionale e possibilmente anche insieme a chi la statistica la utilizza, perché il punto di vista dell'utilizzatore, questo ritorno dell'investimento che l'utilizzatore fa attraverso la conoscenza di statistica ufficiale di qualità, è un elemento chiaramente molto importante. Su questo aspetto noi insomma abbiamo pensato di concludere questa conversazione dando tre punti di vista così diversi ma anche complementari. Chiaramente se ci sono domande, i nostri contatti sono sul sito della 14ª Conferenza Nazionale di Statistica. Io ringrazio moltissimo gli ospiti che sono intervenuti, che si sono prestati a questo confronto, e ringrazio soprattutto chi ha voluto seguirci. Arrivederci. Arrivederci.